Via. Via ora. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, benvenute, buonasera e benvenuti a questo evento formativo dell'Ufficio Scolastico Regionale, un evento per il quale vi ringraziamo di questa partecipazione. Sappiamo che siete numerosissimi e quindi siamo molto contenti del risultato ottenuto, a prescindere da tutto, anche perché non soltanto i nostri ospiti questa sera che vi presenterò sono persone importanti che collaborano con noi, che ci danno una mano in maniera forte rispetto alla formazione docenti, ma anche perché l'argomento ci sta molto a cuore e visto i risultati delle iscrizioni vuol dire che indubbiamente non sta a cuore soltanto a noi. Quindi questa sera, 18 novembre, poi l'incontro del 25 novembre ci vedrà impegnati su questa conferenza dal titolo Educare alle differenze, un argomento importantissimo che l'Ufficio Scolastico mette in campo. Ringrazio la collega Alessandra Papa che per l'ufficio si è spesa per l'attuazione di questa progettazione di questa sera e ha coinvolto i formatori. Ringrazio Antonio Restivo, che è il collega che con me stasera ci aiuterà un pochino a snocciolare questo momento formativo. Un momento formativo importantissimo, come vi dicevo, perché prevede la discussione al femminile. Perché come vedrete sono tutti ospiti al femminile, quindi ci piace anche pensare che stasera la valletta la faccio io e quindi tecnicamente dopo le competenze verranno espresse dalle nostre eccellenze sul territorio e non solo, e quindi ci piace raccontare questa serata al femminile che racconterà e ci metterà in evidenza tutte quelle che possono essere quegli stereotipi. Ne ho appena citato uno io adesso, facendo una stupida battuta, che vengono messe in campo. Allora, perché questa sera è importante questo confronto? Perché non soltanto perché lo facciamo come Ufficio Scolastico Regionale, avvicinandoci alla data del 25 novembre, che è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, e quindi crediamo che era un momento importante come fulcro di pensiero critico su quello che è l'attuale situazione, ma per iniziare a solleticare quella riflessione che sicuramente no, le nostre relatrici questa sera ci daranno una mano per tutte le scuole. L'obiettivo formativo, che è un obiettivo che per noi è fondamentale, come sapete, l'Ufficio Scolastico Regionale cerca sempre di mettere a disposizione delle scuole momenti formativi che non soltanto aumentino l'attività nelle scuole, che quindi aprono a nuove frontiere dell'educazione, ma anche a possibilità di riflessioni sia del corpo docente sia dell'attuale attività didattica che viene messa in campo da parte dei docenti. Quindi io spero che per voi, per chi ci ascolta, sarà un momento di confronto, di riflessione e soprattutto di stimolo per capire quali sono quei piccoli particolari sui quali si creano sempre le differenze, e su quelle differenze noi questa sera vorremmo discutere insieme ai nostri relatori. Quindi ci piace molto pensare che da questa serata ne usciremo tutti molto più attenti a quei piccoli particolari che creano le differenze e che danno la bellezza della diversità dell'individuo, e che quindi per noi la peculiarità è tenere in evidenza la nostra diversità. Stasera porto i saluti della direzione generale, non soltanto proverò a fare da introduzione alle relatrici, ma porto anche i saluti del direttore generale Ernesto Perecchia, del dirigente Roberto Curtolo, che ringraziano di questa partecipazione, ringraziano soprattutto i relatori e i partecipanti di questa presenza importante. Rispondo, prima di iniziare, andando nel vivo dell'attività, a un paio di cose che vengono già messe in evidenza dentro la chat. L'evento è registrato, sarà disponibile alla fine di questa sessione formativa, sarà messo a disposizione con i materiali delle formatrici sul sito USR Toscana, quindi nei prossimi giorni vi sarà possibile sia rivedere l'evento sia scaricare i materiali. Allo stesso tempo, verso la metà dell'incontro lanceremo nella chat un link dove vi preghiamo di iscrivervi, di inserire i vostri dati per la
registrazione della presenza delle persone iscritte al corso. E per chi avesse avuto dei problemi per la iscrizione a Sofia o per gli attestati, ci scriva alla mail della dottoressa Papa, che è pubblicata sul sito USL Toscana, e noi proveremo insieme a aiutarvi ad avere l'attestato, a risolvere i problemi. Vi ricordo che l'attività formativa per i docenti di ruolo, quindi già si parla, facciamo già differenza anche nella formazione, e di non di ruolo, per quelli di ruolo potranno avere il certificato SOFIA, perché così dice la nota ministeriale sulla formazione, e per quelli non di ruolo ci stiamo attivando nella creazione di un attestato di partecipazione a questo evento formativo, che invieremo ai docenti iscritti tramite la mail che avete lasciato, sia per la registrazione al costo, sia presuppongo anche stasera, quando segnerete la vostra presenza qui con noi. Quindi direi che a questo punto possiamo partire, sottolineando, e vi ricordo l'appuntamento per tutte le persone iscritte del 25 di novembre su per il proseguo di questa attività formativa, perché per le 2 giornate dell'attività formativa. Questa sera partiamo subito, quindi iniziando a fare un'analisi con la professoressa Raffaella Biagioli dell'Università di Studi di Firenze, che è una docente dell'Università di Firenze che collabora tantissimo con noi, che ringraziamo stasera della presenza, perché ultimamente chiediamo molta collaborazione, ma per noi è fondamentale, perché mettere insieme i stakeholder, come vedrete, anche la scaletta è molto interessante sul territorio, e nel lavorare con noi a questa riflessione ci fa capire, e per noi è fondamentale, che nella formazione docenti abbiamo sempre bisogno di un confronto con i diversi stakeholder, uno per aprire i punti di vista di riflessione, ma anche e soprattutto per poi creare insieme nuovi percorsi all'interno delle nostre scuole, perché l'obiettivo formativo di ogni nostro evento, in collaborazione con altri stakeholder, è quello proprio che poi tutto questo scaturisca all'interno delle scuole una riflessione interna. L'obiettivo dell'azione formativa è sempre quello, soprattutto quello che mettiamo noi in campo noi, quello che poi i docenti possano essere per noi portatori sani di questa discussione, di questa sera, che possano all'interno delle proprie scuole far nascere momenti riflessivi che aiutino alla riflessione i nostri ragazzi su questi argomenti, su tutti gli argomenti generali, ma soprattutto su questi argomenti, perché lavorare sulla differenza per noi è molto importante, che questa differenza sia conosciuta, perché i bisogni educativi che stanno emergendo in generale, rispetto a tutto quello che stiamo superando della pandemia, che non è ancora superato, insomma, che gli effetti avremo tempo per studiarli e vederli, saranno importanti da valutare. Bisogna avere degli strumenti per affrontarli, e beh, stasera proveremo insieme a lanciarvi questi strumenti. Quindi lascio la parola alla dottoressa Raffaella Biagioli per il suo intervento dell'Università di Firenze, e quindi buon lavoro, grazie di essere qui, e prego, lascio la parola. Grazie, dottor Infante, grazie alla dottoressa Papa per questo invito che ho ricevuto, a cui ho aderito con grande piacere. Mi occupo di formazione dei docenti, soprattutto di docenti della scuola primaria, sono presidente del corso di studio dell'Università di Firenze, e da moltissimi anni mi occupo di orientamento e di formazione di genere, per quanto riguarda appunto la dimensione di genere nella scuola. Ecco, allora vorrei condividere subito con voi qualche slide, in modo tale che possiate seguire con più facilità magari questo brevissimo excursus che io effettuo all'interno della dimensione scolastica. E partendo, non so se adesso vedete, magari se mi fa un cenno Fermo, il dottor. prego, Sì, prego. perfetto. Quindi è tutto molto, si vede benissimo. Come vedete,
Diciamo questa sera io nei minuti che mi sono stati riservati parlerò proprio di questa dimensione per la formazione dei docenti e il primo concetto che voglio esprimere è proprio l'importanza della scuola all'interno proprio della società perché in una società, come ho scritto, che è in continua trasformazione, non lo vediamo, addirittura una società che muta e che ci trova sempre davanti a nuove modalità proprio di rapporto, anche individuale, occorre assolutamente che l'educazione sia un'educazione che vada a valorizzare la diversità che è un concetto con connotazione positiva, contrariamente a quanto nel secolo scorso veniva attribuito a questo termine, che aveva una connotazione negativa, per cui la diversità era qualcosa che si discostava dalla norma e quindi era un margine, per cui i diversi erano marginalizzati. Oggi siamo una società multiculturale, oltre che una società che muta continuamente e quello che la scuola, come principale agenzia educativa, di tipo formale, occorre non solo che educhi al rispetto verso tutti, ma anche che valorizzi la diversità in modo che i cittadini e le cittadine future siano più consapevoli di quanto la cultura storica ad oggi ci ha portato e noi vediamo le conseguenze di questa cultura al maschile che ci ha contrassegnato. Adesso però vorrei brevemente, visto che immagino siano molti insegnanti oggi i partecipanti a questo importantissimo evento, vorrei fare un brevissimo excursus all'interno della normativa che riguarda proprio la scuola e ho messo in evidenza quanto fino a pochi anni fa c'erano pochissimi riferimenti legislativi sull'educazione alla differenza di genere. Noi vediamo qui che abbiamo avuto la Convenzione di Istanbul nel 2011, che è stata ratificata in Italia nel 2013, la legge 107 del 2015 che ha fatto, diciamo, riferimento alla differenza di genere, le linee guida del 2016 e l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che nell'obiettivo 4 fa riferimento all'istruzione di qualità, nell'obiettivo 5 alla parità di genere e nell'obiettivo 10 alla riduzione delle differenze. La Convenzione di Istanbul, molto brevemente, ha affermato che è necessario includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, dei materiali didattici sui temi quali la parità, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali e anche ha messo in evidenza quanto sia importante superare questo atteggiamento di violenza sulle donne, che invece occorre che sia assolutamente, diciamo, modificato attraverso l'educazione. Nella legge 107 si fa riferimento invece all'attuazione dei principi di pari opportunità e allora nella legge 107 del 2015 si fa riferimento al fatto che l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere, vedete quanto riferimento si faccia alla violenza, in quanto purtroppo siamo sempre spettatori, purtroppo, di eventi luttuosi. E di tutte le discriminazioni, però, di tutte le discriminazioni, proprio al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche che sono appunto indicate al decreto, all'articolo 4,2 del decreto della legge 14 agosto 2013. Quindi nella legge 107, attraverso questo articolo, si fa riferimento esplicito, mentre nelle linee guida, che sono appunto del 2016, qui si fa riferimento ai concetti chiave che riguardano la parità tra i sessi e il rispetto delle differenze, l'importanza del linguaggio. Ecco, sul linguaggio certamente io oggi non potrò fare un affondo sul linguaggio, però sicuramente sul linguaggio occorre lavorare moltissimo,
proprio perché è attraverso poi il linguaggio che si, come dire, si congela una cultura che è una cultura che ha attribuito al neutro maschile, quella che invece è una cultura dominante maschile rispetto all'altro genere. Inoltre, nelle linee guida si fa riferimento alla prevenzione della violenza contro le donne, di ogni forma di discriminazione, al contrasto alle discriminazioni nel mondo digitale. Ecco, questo è un argomento, diciamo, particolarmente attuale, visto che siamo, diciamo, ormai reduci da un'attività intensa di questi ultimi 2 anni in cui il mondo digitale in particolar modo è stato frequentato moltissimo. In ultimo, io ho messo, ma non per ordine di importanza, l'educazione al rispetto che riassume anche i precedenti punti. E allora vediamo se nella formazione in servizio di docenti questa dimensione di genere è presa in considerazione. Devo dire che nel piano, che è del 2016-2019, c'è poco spazio alla dimensione di genere. C'è sì un cenno, ma solamente in 2 punti. Io ho evidenziato proprio questi 2 punti all'interno di uno degli obiettivi della formazione in servizio, perché gli ambiti prioritari di formazione appunto riguardano le competenze di sistema, le competenze per il XXI secolo e le competenze per una scuola inclusiva. Pertanto si deduce che l'educazione di genere si collochi proprio in quest'ultimo punto, quello dell'acquisizione di competenze per una scuola inclusiva. Oggi è importantissimo anche diffondere proprio questo concetto di inclusione, perché a mio parere non è abbastanza chiaro che cosa esso significhi e spesso si relega sempre il concetto di inclusione magari solamente parlando di disabilità. In realtà il concetto di inclusione riguarda tutte le attività e tutti gli atteggiamenti e comportamenti che noi abbiamo, e l'educazione di genere appunto è quella di far acquisire proprio agli insegnanti competenze specialistiche in materia di rispetto delle affettività. Ecco, questo viene evidenziato, come vedete alla pagina 44 ho inserito anche questo riferimento, rimandando con ciò anche alle questioni relative all'educazione alla sessualità e al rispetto della differenza di genere. Quindi in questo piano per la formazione noi possiamo sviluppare proprio questa formazione di genere all'interno di questo punto. Non ci sono riferimenti espliciti all'educazione di genere nelle indicazioni del 2012 e nelle linee pedagogiche per il sistema integrato 06, che è del 2021, forse già alcuni di voi lo conoscono, non ci sono riferimenti espliciti, nonostante che emerga continuamente l'importanza della convivenza democratica, delle pari opportunità, dell'inclusione sociale sin dall'infanzia. Ecco, questo sì emerge continuamente, perché i servizi educativi, le scuole dell'infanzia, occorre che propongano proprio possibilità di dialogo, incontro, conoscenza per i genitori e per i bambini. Però non c'è altro, non ci sono riferimenti espliciti. Allora vediamo un attimo dunque quanto la formazione quindi dei docenti, e la formazione direi dei docenti soprattutto al femminile, perché in questa slide io riporto quella che è la dimensione proprio della femminilizzazione dell'insegnamento. Questa è una fonte del 2018, ora mi manca la fonte, diciamo, di questi ultimi 2 anni, tuttavia facendo riferimento a questa fonte voi vedete che la presenza femminile nella scuola dell'infanzia è del 99,3%, nella primaria del 96,4%, ma anche nella secondaria abbiamo visto grandi cambiamenti rispetto alla femminilizzazione dell'insegnamento, abbiamo il 78,1%, la secondaria di secondo grado il 65,7%, quindi siamo proprio davanti ad una femminilizzazione dell'insegnamento che potrebbe lasciare intravedere una forte sensibilità, no, alla diversità di genere, ma in realtà talvolta sono proprio appunto le insegnanti al femminile
che sono portatrici di una cultura invece che è una cultura che prevede sia un linguaggio decisamente maschile, quindi considera il neutro come l'unica forma linguistica, sia la, come dire, la, purtroppo l'appartenenza del genere maschile come genere che è più importante, oppure che è un genere che, come dire, ha dei requisiti che possono indirizzare poi nell'orientamento futuro degli studenti verso indirizzi che siano più considerati di tipo maschile anziché femminile. Qui abbiamo il fenomeno della segregazione formativa, quindi dell'indirizzare verso come dire, corsi di studio che poi siano culturalmente stati al maschile. Vediamo in questa slide la presenza maschile. Ho voluto mettere in evidenza anche questo, che tra i docenti più giovani noi però vediamo che c'è un aumento di docenti uomini, in particolar modo dal 2015-2016. Questo significa che l'insegnamento comincia ad essere di nuovo considerato anche da parte degli uomini come un insegnamento, anche nella scuola primaria, come un insegnamento che sicuramente, come dire, è una professione sicura e che può essere appunto considerata anche dagli uomini. Ricordiamoci che nei primi anni del Novecento in realtà erano gli uomini che erano maestri e le maestre dovevano conquistarsi questo ruolo come donne, non erano ben viste come donne, in quanto donne maestre. Quindi, ritornando a quanto adesso sta succedendo, vediamo però che in generale le statistiche internazionali documentano una scarsa presenza di uomini nell'insegnamento primario e soprattutto in Italia. Sto dicendo che vediamo una lenta ripresa di questo fenomeno. Però comunque io sono presidente del corso di laurea di primaria, tuttavia anche qua io noto che sono pochi gli studenti che si avviano appunto a questo tipo di professione. Vediamo invece quanto è successo rispetto alla dirigenza. Voi sapete che assistevamo al cosiddetto tetto di cristallo per quanto riguardava le professioni di tipo apicale, per cui i dirigenti, i direttori o i presidi erano a prevalenza maschile. Quindi prima dell'autonomia scolastica, qui vedete, ho riportato che nel 98-99 già si parlava di dirigenza, quindi c'era stata già questa trasformazione, quindi da con la scuola dell'autonomia alla figura del dirigente, e i dirigenti uomini si attestavano intorno al 62,7%, mentre le dirigenti donne si attestavano al 37,3%. C'è uno scarto, un forte scarto, che appunto si è determinato in questo ultimo decennio e che oggi vede, e qui abbiamo questa fonte, i dati sono del MIUR del 2019, vediamo che invece le dirigenti donne sono diventate il 66,2% rispetto ai dirigenti uomini, 33,8%. Allora, io non sono in grado oggi di poter approfondire questo aspetto e le motivazioni che adesso appunto stanno inducendo da una parte le insegnanti a intraprendere questo ruolo di dirigente scolastico, che sicuramente rivela una credenza di autoefficacia, utilizzo l'espressione di Bandura, rispetto a questo ruolo che prima, diciamo, veniva assolto prevalentemente dagli uomini. Quindi sicuramente ci sarà questo aspetto di mutamento di credenze che è anche derivato dalla formazione che gli insegnanti e le insegnanti appunto hanno ricevuto e per cui sono cambiate in quest'ultimo decennio. Però certamente sarebbe molto interessante comprendere anche perché, insomma, rispetto alla dirigenza, gli uomini quindi sono una percentuale inferiore. Non sappiamo, quindi non abbiamo ancora indagato questo aspetto, ma sarà interessante sicuramente andare ad approfondirlo. Ma adesso io vorrei fare
una riflessione sull'educazione di genere nella pratica didattica, quindi dell'insegnamento. Qui ho inserito un elenco di, come dire, di aspetti che occorre assolutamente sviluppare. Una serie di elenchi che adesso vado a vedere uno a uno, altrimenti diciamo lascio le cose un po' troppo in sospeso. Allora, intanto occorre lavorare sulla consapevolezza del condizionamento degli stereotipi, sicuramente. Occorre lavorare anche sulla consapevolezza che quello che noi trasmettiamo non è neutro, quindi non c'è questa neutralità che viene sempre invocata. Dobbiamo lavorare per i programmi e per i libri di testo, cioè i libri di testo fin dalla primissima infanzia, e qui ho inserito anche gli albi illustrati che nella scuola dell'infanzia vengono letti, vengono acquistati, vengono comunque reperiti. Occorre lavorarci molto su questa scelta e su questa, come dire, su questa consultazione, su questa lettura che viene effettuata, ma anche sui giochi, sulle attività che poi vengono proposti, cioè acquisire maggiore consapevolezza proprio nell'ottica di genere, perché spesso magari anche le attività o i giochi vengono riproposti così come si sono conosciuti, senza chiedersi quale significato nell'ottica di genere si possano avere. Occorre avere anche consapevolezza sul linguaggio, ve l'ho detto anche prima, ma questo è veramente un argomento che credo possa essere ulteriormente sviluppato, e non oggi da me, certamente. Sulla segregazione formativa, già qualcosa vi ho detto, il fatto che nell'orientamento, poi ci saranno altre relatrici che magari svilupperanno questo aspetto, ma in genere, ecco, in genere le studentesse si indirizzano verso corsi di studio considerati più adatti alle donne rispetto agli uomini, anche se vediamo che c'è un forte cambiamento, soprattutto per quanto riguarda gli indirizzi verso le aree scientifiche. Qui vediamo all'università che adesso la paura della matematica, oppure la credenza, la falsa credenza che la matematica sia una capacità solamente al maschile, vediamo che è in ottica di superamento. Occorre avere anche la consapevolezza del curriculum nascosto. Allora, riprendo un attimo brevemente sui libri di testo. Qui io ho citato delle ricerche che sono già state compiute da studiose del mio dipartimento. Io insegno nel dipartimento di Forlì-Ipsi, e qui ho citato la professoressa Biebi e la professoressa Guerrini, che hanno esaminato proprio nei libri delle discipline quanto anche la storia, la geografia e le scienze appaiono discipline d'appannaggio maschile, aventi come protagonisti personaggi maschili. E quindi occorre assolutamente, da parte dei docenti, esaminare criticamente, e soprattutto quando si scelgono i libri di testo, cercare di sceglierli anche in questa ottica. Sul linguaggio ho già sottolineato il fatto, non così come l'ho scritto nella slide, come il linguaggio, che è un'altra forma di violenza simbolica, è quella di cancellare la differenza in nome di una presunta uguaglianza, che in realtà è un adeguamento al modello maschile, e in questo caso ho citato proprio il 2016, che si riferisce appunto all'educazione al rispetto. Per il curriculum nascosto, ecco, questo è un elemento molto, molto, come dire, preoccupante, perché spesso noi, dico, come docenti, non ci rendiamo conto che magari attraverso i nostri comportamenti che agiamo, che siano comportamenti espliciti o impliciti, noi orientiamo il condizionamento delle scelte dei nostri studenti. E qui ho citato un esempio riferito certamente alla scuola dell'infanzia, in cui la maestra ricorda ai bambini di ricordare alla mamma di mettere un cambio nella borsa della scuola. Quindi fa riferimento quindi alla mamma, e non fa riferimento ai genitori, ma alla mamma. Pertanto ribadisco quanto l'orientamento debba prendere in considerazione anche il curriculum implicito, in modo tale che ci sia proprio questo esercizio critico che richiama all'identità, perché guida i percorsi esistenziali e i progetti di genere, in modo che si possa proprio educare
proprio alla preparazione, alla riflessione sulle proprie aspirazioni dei ragazzi e delle ragazze, e non si può prescindere proprio da una riflessione che essi stessi possano fare sui condizionamenti delle loro decisioni e scelte che si apprestino a fare. Allora, a questo punto credo di come dire, essere già avanzata con i tempi, tuttavia io voglio portarvi un esempio, un esempio che riguarda la formazione di docenti in ottica di genere, che ho ripreso da un progetto europeo che si è appena chiuso, che si chiama Generi alla pari a scuola, e che ha mirato proprio a creare all'interno delle scuole un cambiamento scritto, evidenziato, strutturale sulla tematica delle pari opportunità. E come? E come hanno potuto farlo? Perché hanno costruito uno strumento per certificare le buone pratiche delle scuole proprio relativamente a questa tematica. Ecco, quindi questo progetto si è concluso con questo prodotto. È un progetto a cui hanno partecipato l'Inghilterra, l'Italia e l'Ungheria, e delle organizzazioni non governative, e certamente per l'Italia, oltre ad Oxfam Italia, abbiamo proprio il Dipartimento di Forlì-IPSI, in questo caso il gruppo di ricerca con la dottoressa Valentina Guerrini, che collabora alla mia unità di ricerca. Qual è stato l'obiettivo di questo progetto? Quello di creare una carta per la parità di genere ad uso delle scuole, di tutte le scuole, dall'infanzia alla secondaria di secondo grado, che possa essere utilizzata anche da dirigenti stessi per autovalutare il proprio istituto se sta lavorando oppure no nell'ottica della parità di genere. Allora, certamente devo andare molto veloce su questi aspetti, tuttavia vi metto in evidenza che questa carta per la parità di genere è strutturata in 5 grandi aree. Io ve la voglio mostrare proprio perché è comunque una buona pratica che si può realizzare, ecco, e da qualche istituto scolastico qui della provincia di Firenze è già stata adottata e serve appunto per porre proprio la propria attenzione sia per quanto riguarda la leadership, sia il curriculum, sia l'ambiente fisico, sia i comportamenti, le relazioni, sia la comunità, proprio riferiti alla valutazione dell'uguaglianza di genere. Io qui ho inserito in questa slide il link di riferimento dove addirittura cliccando si può trovare anche un manuale dove ci sono anche dei casi di studio e dove ci sono anche dei suggerimenti per la didattica. Ve l'ho inserito perché le slide diciamo poi saranno messe a vostra disposizione, quindi chi può essere interessato può andare appunto a vedere di cosa si tratta. Vedete che in questo caso metto in evidenza che cosa ci potrebbe essere all'interno di questa carta. Ci sono delle domande, dei casi di studio, delle idee di curriculum. Eccola qua, qui vediamo per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e di secondo grado, questa parte l'ha curata, come avete visto, il partner Oxfam Italia. Qui è stata curata proprio la parte che riguarda la leadership e vi leggo solo qualcosa. C'è scritto, per esempio, rispetto alla scuola, fino a che punto la parità di genere è parte della visione a lungo termine della scuola? Ovviamente questo riguarda i dirigenti. Rispetto allo staff, fa riferimento diciamo, in che misura la parità di genere è tenuta in considerazione quando si seleziona e coinvolge il personale scolastico, e per lo sviluppo professionale vi ho inserito solamente questo punto in cui si chiede fino a che punto la scuola supporta il personale per partecipare a formazioni o a opportunità di sviluppo professionale continuo e via dicendo. Ci sono moltissime domande, per ogni domanda si seleziona un punteggio. Quindi serve alla fine per avere un po' la carta della propria scuola in cui è stato coinvolto o coinvolta ovviamente il dirigente o la dirigente scolastica, che potrebbe, ecco, dare un po' l'idea del punteggio che ha ricevuto la propria scuola, e certamente in base al punteggio ottenuto si leggono le raccomandazioni nel foglio seguente, perché secondo il punteggio ci sono dei livelli di attribuzione chiaramente, e pertanto
occorre, come dire, leggere ulteriori raccomandazioni. Vi leggo solamente un elemento sul linguaggio e la comunicazione che mette in evidenza, per esempio, rispetto alle alunne e all'apprendimento, fino a che punto gli alunni e le alunne sono sensibili al linguaggio sessista. Ecco, rispetto alla socializzazione tra pari, per esempio, viene chiesto in che misura la parità di genere è inserita nelle regole comportamentali, in che misura gli alunni e le alunne sanno che hanno possibilità di scegliere il modo in cui si comportano e si presentano e che non dovrebbero essere limitati in base al genere. C'è anche l'aspetto, il tema della violenza di genere, c'è anche questo aspetto che riguarda appunto domande del tipo: fino a che punto la scuola garantisce la riduzione della violenza di genere, fino a che punto il personale scolastico è consapevole e impegnato a ridurre la violenza di genere, fino a che punto gli alunni e le alunne sono consapevoli e coinvolti nella riduzione della violenza di genere. Pertanto c'è, come dire, una riflessione, una valutazione, un'attribuzione di punteggio e la restituzione quindi di una visione che avrà degli approfondimenti secondo appunto il livello ottenuto. Ci sono, ripeto, alcuni dirigenti che l'hanno già adottato, altri dirigenti che magari potrebbero adottarla, che perché comunque può consistere, cioè può come dire, avere la possibilità poi di un miglioramento all'interno del piano dell'istituto, di lavorare in un'ottica proprio di miglioramento proprio rispetto alla dimensione di genere. Qua certamente, per quanto riguarda il curriculum, come vedete, si dice anche rispetto al livello che ha ricevuto appunto la scuola, che cosa si potrebbe fare. Sì, ho capito che sono arrivata in fondo e io in fondo sono arrivata veramente, mi sta richiamando il dottor Infante, lo ringrazio veramente perché ho finito con questa slide, diciamo termino questo brevissimo excursus all'interno della normativa e anche delle buone pratiche che si potrebbero fare, dicendo che occorre assolutamente investire quindi sulla formazione degli delle insegnanti, come del resto oggi sta facendo l'ufficio scolastico regionale, affinché sin dai primi gradi dell'istruzione si svolga questo ruolo di orientamento e non solamente nell'adolescenza, e perché questo può proprio facilitare la comprensione proprio delle proprie potenzialità, ecco questo è il punto importante, in modo che possano gli studenti e le studentesse attingere responsabilmente alla configurazione culturale dei generi e impegnarsi quindi nella realizzazione del proprio progetto di vita. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, davvero grazie professoressa, mi dispiace fare questa parte da cattivo, però insomma grazie del suo intervento preziosissimo e degli spunti di riflessione che ci lascia e soprattutto anche degli appunti di un metodo da poter portare a scuola per poter lavorare in classe, quindi un esempio pratico a cui fare riferimento per poter attivarci già da domani, quindi grazie davvero. Allora, dopo la relazione della dottoressa Biagioli passo la parola alla dottoressa Galeazzo Patrizia della Fondazione Bracco, gli lascio tutto il suo tempo per la sua presentazione, la ringraziamo di questa preziosa partecipazione questa sera, le lascio subito la parola senza indugio, prego. Allora, buon pomeriggio a tutti quanti, penso siate al punto di una giornata faticosa in cui vi sottoponete anche a quest'ultimo sforzo. Spero di non essere troppo pesante, di alleggerire un po', anche se gli argomenti di cui ci stiamo occupando sono ovviamente densi e hanno bisogno di molta attenzione. Comunque cercherò di essere incisiva se riesco e soprattutto se riesco a condividere lo schermo sarei ancora più contenta perché altrimenti la mia... vediamo Ok, dovrei farcela, però se n'è andato tutto il resto, mi sembra proprio una buona idea che sia sparito. No, scusate, ho un problema con, vabbè, non fa niente.
Allora, Dottoressa, avvii pure la presentazione perché si vede il suo schermo. Si vede il mio schermo, ma io volevo iniziare con una, ecco qua, volevo iniziare con questo, anche per rompere un attimo, eccoci qua. Eccolo qua, lo stiamo vedendo, se lo ingrandisci lo vediamo ancora sì, meglio. Sì, adesso faccio tutto, un momento, ingrandisco. Vi inviterei a guardare e a leggere i cartelli di questi studenti. Bene. Mi sentite? Mi sentite? Forte e chiaro. Benissimo. Forte e chiaro, dottoressa. Ok, ho voluto iniziare con questa suggestione anche per dare coerenza alla relazione precedente, lasciando la parola, anzi l'immagine muta di questi studenti di quinta liceo che hanno con garbo protestano contro questa ingiustizia che si trovano, con cui si trovano ad avere a che fare perché il sistema, il registro elettronico delle scuole non ha creato il logaritmo giusto per associare l'aggettivo opportuno al genere degli studenti che vengono ammessi tutti al maschile alla classe successiva. Sembra un fatto, diciamo, a cui si presta poca attenzione. E alcuni docenti mi hanno detto che quando l'hanno fatto presente hanno avuto risposte vaghe dicendo ma sì, tanto non importa, l'importante è passare alla classe successiva. Però quando, proprio sulla sollecitazione dei linguaggi e del bisogno di riformare questi linguaggi e di rivederli profondamente, noi non possiamo ignorare che i sedimenti, le stratificazioni di una cultura che dura da decenni, da centinaia di anni, forse da millenni, perché sappiamo che anche le origini dell'epica classica non rendono merito alle donne, però che ancora oggi, in tempi in cui la tecnologia permette qualsiasi cosa, non si faccia caso a questo sgarbo grammaticale, mi sembra un segnale. Un segnale a cui bisogna prestare attenzione perché questo segnale si affianca e ci accompagna su molti altri aspetti di cui poi vi parlerò. Allora, intanto mi fermo su questa prima slide semplicemente perché voglio spiegarvi perché sono qui e con quale ruolo sono qui. Io rappresento una fondazione di impresa, la Fondazione Bracco, che ha creato una linea di sviluppo per la scuola, che si chiama Bracco per la scuola, e da 10 anni si è impegnata a costruire progettualità, iniziative, a sostenere ricerche con diversi partner per poter affrontare la disparità di genere, soprattutto in campo scientifico. La Bracco è un'azienda, come voi potete forse sapere, che opera nel campo farmaceutico e della diagnostica. La presidente è una donna che ha avuto tutte le sue fatiche per potersi stagliare in un mondo prettamente maschile e ha una sensibilità spiccata per questi argomenti. Da quasi 10 anni, dicevo, si sono attivate moltissime iniziative e uno dei focus principali di attenzione della Fondazione è stato quello di considerare il mondo della scuola. Il mondo della scuola, dove oltre a quanto già indicato dalla relatrice precedente, ha una tradizione, diciamo che probabilmente sta già mutando, ma che si porta dietro da molto tempo, di privilegiare alcune carriere per i maschi e altre carriere per le ragazze. E questo concorre a questo
non soltanto ovviamente la scuola, ma il sistema familiare e in genere quella cultura che ci tramandiamo e quegli stereotipi che stigmatizziamo attraverso le nostre parole, i nostri modi di fare, i nostri modi di agire e che, di cui poi siamo poco consapevoli. Lo sforzo che abbiamo fatto quest'anno, qui nel 2021, e l'abbiamo fatto in occasione della partecipazione al B20, Women Empowerment, voi sapete che l'Italia è stata impegnata su più fronti e su più tematiche, è stato affidato, diciamo, alla Presidente Diana Bracco il compito di coordinare dei tavoli che riguardassero appunto l'empowerment femminile e noi li abbiamo inserito anche, abbiamo messo all'opera, diciamo, i nostri partner, i docenti che sono nel nostro network, e ci farebbe molto piacere che anche alcuni di quelli che ci stanno ascoltando ora, sia le docenti dell'Università Toscane, noi qui a Milano e operiamo a Milano e vi parlo infatti da Milano, abbiamo coinvolto molti degli atenei milanesi per avere anche il supporto, diciamo, di una riflessione meditata. E in occasione di questo B20 abbiamo fatto questo sforzo di elaborare un manifesto che voi, di cui adesso voi vedete diciamo l'inizio, poi nelle slide che riceverete troverete dettagli, troverete i link, troverete anche il modo di poterci contattare. Ma perché un manifesto? Mi è molto piaciuta questa iniziativa della carta e della misurazione del grado di spessore che ogni scuola può esprimere rispetto al superamento della disparità di genere. Questo è un altro prodotto assolutamente complementare che si focalizza nell'ambito STEM proprio perché l'accesso femminile a queste discipline è ancora ostacolato da numerosi stereotipi. Ovviamente gli stereotipi che riguardano gli ostacoli di accesso alle discipline STEM sono anche gli stessi che poi si allargano e si estendono per tutti i settori e tutti gli ambiti. Allora, questo manifesto che io presento a voi docenti che state, insomma, faticando a seguirci probabilmente in questa modalità, ma spero non troppo, ve lo presento indicandovi, perché ne abbiamo fatto anche un po' pilota, una sperimentazione, può essere utilizzato anche per realizzare le famose 33 ore di educazione civica. Alcuni docenti ci hanno ringraziato per questa opportunità perché ha dato un contenuto tra i tanti che già il Ministero offriva, ma ha dato un contenuto ulteriore per poter approfondire questo tipo di argomento. Intanto per precisare cos'è uno stereotipo, perché non tutti i ragazzi, noi l'abbiamo sperimentato sulle medie e sulle superiori, con alunni e docenti di medie superiori, i più piccoli no, non li abbiamo avuto tempo di considerarli, e poi comunque anche il livello di dialogo e di linguaggio usato in questo manifesto forse si adatta di più alle medie, non lo so, bisognerebbe provare. Comunque parlare di stereotipi senza comprendere il significato di questa parola è già un limite, giusto? Ma presentare uno degli stereotipi, per esempio, legati alla scienza, come la tradizione, come quello legato a una tradizione che dice: ma sì, i ragazzi sono più portati per le discipline di area scientifica, mentre le ragazze di quella letteraria. Prova ne è che gli iscritti agli istituti, ai licei scientifici, sia quelli della tradizione, sia quelli più tecnologici, la prevalenza delle iscrizioni è ancora tutt'oggi soprattutto maschile, mentre ai licei classici o agli indirizzi di scuole umanistiche sono più presenti, sono più numerose le ragazze. Però, vabbè, intanto anche questo è un dato di fatto che può mutare
con continuità, come abbiamo visto nell'evoluzione di questi anni, però per esempio le parole, allora è molto difficile slatentizzare l'oscurità che circonda la manipolazione della grammatica, per esempio, perché quando noi usiamo il suffisso essa, professore, professoressa, è legittimo, studente, studentessa va benissimo, però non si può dire avvocato, avvocatessa o presidente o presidentessa, perché la tradizione ha connotato questo essa come l'ha connotato di negatività e quindi la grammatica va a farsi benedire. Cioè, noi disattendiamo, offendiamo anche le regole grammaticali che non sempre sono favorevoli alle donne, però anche queste diventano eredità tossiche, come i modi di dire che sono non fare la femminuccia. Chi non ha sentito qualche adulto rivolgersi anche a un bambino? Io l'ho sentito nelle scuole elementari. Una maestra a gridare un bambino perché piangeva e dirgli non fare la femminuccia. Pensate che portato ha un'espressione del genere. Immaginate poi quando i ragazzi vedono i comportamenti degli adulti e vedono la differenziazione che c'è tra i ruoli. Quando nella grammatica, per fare un esempio e spiegare che cosa sono i verbi, e si spiega che la mamma lava e la mamma stira, il papà lavora e legge il giornale. Cioè, questi stanno nei cosiddetti sussidiari ancora contemporanei. Allora, queste cose bisogna dirle, bisogna notarle, prima di tutto noi, adulti, docenti, è come l'ammesso o non ammesso. Guardate che ci passano sotto gli occhi tantissime orribili bestialità di cui siamo abituati e per cui facciamo fatica anche a rendercene conto. I giochi e sviluppo cognitivo. Io Come? 5 minuti, dottoressa? Ah, sono già andata così oltre? Sì. Acci picchia. Mi dispiace, va bene, allora faccio questo approfondimento sul manifesto che riguarda la scuola, cercando di offrirvi e spero di avervi offerto uno spunto e anche uno strumento utile per poter avere un approccio didattico inclusivo e paritetico. Nel manifesto si esprimono dei principi, soltanto 9 per ora, poi potranno aumentare anche col contributo di chi ci vorrà dare una mano, però sono 9 principi importanti che riguardano il linguaggio prima di tutto, perché con l'attenzione alle parole gli educatori in generale, i docenti in particolare di tutte le discipline possono dare un contributo molto importante. Concretizzare l'attenzione sugli stereotipi che diventano delle costruzioni culturali inamovibili, che si stratificano e che quindi ci ingabbiano e ci incapsulano e non riusciamo più a venirne fuori o ad aiutare anche i nostri studenti a venirne fuori. Sviluppare il pensiero critico credo che tutti i docenti cerchino di farlo e che lo facciano con grande impegno, poi bisogna farlo ancora di più su questo argomento. Quando si fanno i lavori di gruppo, favorire la leadership anche delle ragazze e soprattutto aiutare le ragazze che ormai provengono anche da tutti i paesi, da tutte le culture del mondo, a non limitarsi, a non sottrarsi dai test logico-matematici e rinforzare nella loro possibilità di credere in se stesse anche per le discipline di area matematica. E soprattutto, speravo di avere un pochino più di tempo, suggerire che ci sono moltissime professioni
femminili come l'agronoma, la chimica, l'immunologa, la neuroscienziata, la geologa, la biologa marina e tante altre che sono poco declinate e poco riferite alle donne e alle ragazze, che però hanno bisogno di essere orientate, un po' come diceva la relatrice precedente, anche ad aprire nuovi spazi e nuovi mondi, valorizzare i modelli femminili che sono tantissimi e che sono ormai stati anche oggetto di studi e di ricerca, e pianificare le attività didattiche che possano far emergere le differenze e poterle anche superare. Un ultimissimo, poi potrete scorrere perché avrete il link, volevo solo dirvi che questo è il frutto di un lavoro lungo nel tempo e che ha le radici in moltissimi progetti che abbiamo incubato, che abbiamo realizzato, coinvolgendo anche le 100 esperte che hanno, diciamo, che fanno parte di un catalogo molto importante per noi, realizzato con l'Università di Pavia, e quindi vorremmo avervi tutti partecipi, se volete firmare anche il manifesto, ma soprattutto darci dei riscontri che potrebbero farcelo migliorare. Mi spiace se ho rubato del tempo, mi sembrava di essere stata parsimoniosa e quindi va bene. Grazie davvero, è stata precisissima direi, quindi grazie davvero, grazie alla dottoressa Galeazzo Patrizia della Fondazione Bracco, che per noi insomma è un onore stasera avere come ospite, e la ringrazio di questa proposta che potremo come ufficio anche, come dire, diffondere, sarà nostra cura sicuramente diffondere, anche perché il tema sullo STEM è un tema per noi molto caro, che stiamo seguendo in maniera molto attiva. È uno STEM con questo tipo di curvatura per sollecitare il femminile a partecipare più attivamente a questo tipo di azione formativa, per noi è molto importante, quindi sicuramente da parte nostra chiediamo ai partecipanti, ecco, di firmare sicuramente il manifesto, e sarà da parte nostra interessante diffonderlo per vedere come Regione Toscana possiamo partecipare a questa offerta. Quindi grazie davvero del racconto di questa sua esperienza, dell'esperienza che avete come fondazione, e passo a questo punto la parola a Erika Bernacchi, Istituto degli Innocenti, quindi torniamo in casa, per il suo lavoro e per la sua relazione che, ecco, non commento, farò due commenti alla fine, però preferisco lasciare spazio subito alla relatrice, in modo da non, visto che i tempi sono strettissimi per tutti, quindi grazie. Prego, dottoressa. Buonasera a tutti e a tutte. Vorrei ringraziare innanzitutto l'Ufficio Scolastico Regionale, la dottoressa Papa per l'invito e anche per l'apprezzamento di questo progetto di cui parlerò stasera, che si intitola Boys in Care. È un progetto per supportare i percorsi dei ragazzi maschi nelle professioni di cura. Si tratta quindi di un'esperienza, diciamo, speculare rispetto a quella che è stata presentata dalla dottoressa Galeazzo, che vuole andare a lavorare sugli stereotipi al maschile. Io vorrei innanzitutto condividere con voi alcune slide. Ecco, benissimo. Si tratta appunto di un progetto europeo che l'Istituto degli Innocenti di Firenze ha concluso un paio di anni fa, che ha visto coinvolti partner dalla Germania e dall'Austria, che si tratta di paesi dove si lavora sul tema dell'eguaglianza di genere al maschile già da diversi anni, che quindi hanno un'esperienza specifica anche in tema di orientamento scolastico molto preziosa, e inoltre erano presenti partner della Lituania, della Bulgaria e della Slovenia.
Allora, la domanda che ci dobbiamo fare è perché è importante e necessario sostenere i ragazzi nella scelta delle professioni di cura. Come ha già ampiamente mostrato la professoressa Biagioli, noi sappiamo che in Italia, ma anche a livello europeo, esiste una forte segregazione formativa che poi dà luogo ad una segregazione professionale. Ad esempio, in questa slide potete vedere come le ragazze sono in presenza assolutamente maggioritaria nelle facoltà che preparano all'insegnamento nell'ambito linguistico e nelle professioni sanitarie, specularmente accade per l'ambito scientifico, come ben sappiamo. Questo ovviamente poi si riflette nell'ambito professionale. Per quanto riguarda l'ambito della cura, allora il progetto Voice in Care si focalizzava proprio sulle professioni educative e di cura, quindi stiamo parlando ad esempio dell'educazione della prima infanzia, l'educazione professionale, professioni quali assistente sociale, infermiere. Ecco, per quanto riguarda queste professioni, noi vediamo che a livello di Unione Europea siamo intorno ad un 20% di presenza maschile, questo complessivamente. Però chiaramente se andiamo ad analizzare la situazione di alcune professioni specifiche, la presenza maschile scende in maniera netta. E appunto la professoressa Biagioli ha mostrato già prima come, ad esempio, nell'educazione della prima infanzia la presenza maschile in Italia è dello 0,7, vuol dire che non si arriva all'1%, significa che si tratta di una professione quasi esclusivamente femminile, e questo a livello di stereotipi di genere ha ovviamente un forte impatto. Quindi noi in questo progetto siamo partiti da uno studio che era stato precedentemente realizzato da e coordinato da Ellie Scambor, che è la coordinatrice dell'ente austriaco che ha partecipato a questo progetto. Si è trattato del primo studio sul ruolo degli uomini nell'eguaglianza di genere in Europa, da cui emergeva appunto una forte segregazione orizzontale sia nell'ambito formativo che professionale e soprattutto una mancanza di iniziative volte a supportare le scelte educative e professionali dei ragazzi che sono atipiche in base al genere. Quindi noi abbiamo visto l'esperienza della Fondazione Bracco e sappiamo che fortunatamente da alcuni anni si sono moltiplicate le iniziative per supportare quelle ragazze che vogliono scegliere dei percorsi formativi nelle STEM. Al contrario, però, quasi niente esiste a livello europeo sul percorso speculare, cioè prima ancora che incoraggiare e far conoscere ai ragazzi maschi la possibilità, diciamo, di lavorare nell'ambito delle professioni della cura. In questo studio si metteva poi in evidenza la necessità di integrare gli studi sulla mascolinità nelle politiche pubbliche. Ora, gli studi sulla mascolinità sono un filone di studi che si interroga sulla formazione degli stereotipi al maschile, in maniera speculare a quello che gli studi di genere e i vari filoni del femminismo hanno fatto sugli stereotipi al femminile. Si tratta di un filone di studi più nuovo che è nato in ambito anglosassone, che in Italia è iniziato ad arrivare nell'ambito delle scienze, soprattutto della sociologia e poi della pedagogia, diciamo a partire dagli anni 90. E che cosa ci dicono? Ora non abbiamo tempo di entrare nel dettaglio, ma se siete interessati e interessate, al termine delle slide ho inserito una breve bibliografia su questi studi. Ecco, che cosa ci dicono rispetto al tema della cura? Allora, noi possiamo dire che in estrema sintesi la cura è uno dei meccanismi centrali della riproduzione della socializzazione di genere. Vale a dire, sappiamo che mentre per le donne esiste l'idea che
sia naturale per le donne prendersi cura a partire dalla maternità, ma poi nella famiglia, nella società, nelle professioni. Al contrario, per gli uomini sembra come se ci debba essere il dovere di distanziarsi dalla cura per mostrare la propria mascolinità. Questo ovviamente sulla base di un'idea tradizionale stereotipata di mascolinità che si basa su, fondamentalmente sull'idea del genere come un sistema binario. Cioè, noi tutti siamo cresciuti e cresciute con un sistema che prevede delle caratteristiche ben precise che vengono associate alle donne al femminile da un lato e agli uomini al maschile dall'altro. Si tratta di caratteristiche speculari che non si possono sovrapporre. Quindi, mentre alle donne è richiesto di essere sensibili, accudenti, empatiche, le donne sono associate con l'ambito della passività, della natura e ovviamente con l'ambito privato. Al contrario, gli uomini devono mostrarsi forti, indipendenti, competitivi, attivi, sono associati all'ambito scientifico e alla sfera pubblica. Questo ovviamente è un paradigma e un sistema che sempre di più viene messo in discussione. Però, anche se adesso ci può sembrare qualcosa di superato, è un po' una base con la quale sempre ci confrontiamo e ci scontriamo. Quindi, per che cosa implica questo per i ragazzi maschi? Implica una maggiore difficoltà a lavorare nell'ambito della cura. Io vorrei farvi vedere un minuto di video che abbiamo realizzato nell'ambito di questo progetto. Abbiamo realizzato 9 video con ragazzi impegnati in professioni di cura, perché la prima cosa che abbiamo notato è che mancano dei modelli di riferimento e quindi era importante dare visibilità a delle belle esperienze di ragazzi e uomini che svolgono professioni come l'educatore professionale, l'educatore nella prima infanzia, l'assistente sociale e così via. Quindi adesso, sperando che la tecnologia mi assista, provo a lanciare questo video. Dottoressa, non si sente, non si vede il video. Non si sente? Nemmeno si vede, è rimasta la slide. Adesso provi a fare una cosa, provi a togliere la condivisione e a mettere il video in condivisione. Sì. Allora, se no ve lo racconto. No, ci riusciamo. Eccolo. Si sente? Si vede intanto? Non si sente però. Perché deve condividere anche la scheda audio del computer. Va allora, bene. Tolga la condivisione e rifaccia, segni la condivisione della scheda audio. Sì. Allora. La professoressa del liceo. Quando ho detto che volevo fare l'educatore professionale, mi ha tipo guardato malissimo, mi ha detto: tu butti via le tue competenze scientifiche, metà del tuo talento. Mi chiamo Benjamin Robson Di Lullo, sono uno studente dell'ultimo anno di educazione professionale, ho 23 anni e sono prossimo alla laurea. Non avevo ben chiaro quale fosse il ruolo dell'educatore professionale. Mi sono iscritto in realtà con un pensiero molto idealista, no? Di potermi prendere cura delle persone. Dopo il diploma ho avuto un'esperienza personale molto
molto marcante, ho potuto mettere in discussione le mie priorità, ho iniziato a indagare su quali potessero essere i percorsi formativi e ho trovato appunto il corso di educazione professionale. Personalmente stimo molto quello che l'educatore si propone di fare, quindi il costruire una relazione significativa e attraverso questa relazione promuovere il benessere, promuovere la salute. Sono soprattutto ragazze le mie colleghe. Però non ho avuto grandi difficoltà, anche perché appunto, essendo maschio, avevo un ruolo più chiaro, più specifico. Dato che sono pochi i maschi educatori, c'è più richiesta. Molti ragazzi magari ricercano più un ruolo di autorità, un ruolo di potere, e quindi l'educatore in realtà non è questo. Poi vabbè, poi anche perché in realtà non lo fai per soldi. Se dovessi... Ecco, bene, mi sentite? Forte e chiaro, dottoressa. Bene, allora, ecco, quindi adesso ricondivido invece le slide. Ecco, volevo dire che da questa testimonianza si capisce che questo ragazzo è stato osteggiato dalla sua insegnante di liceo nel suo percorso di scelta di una facoltà per educatore professionale, perché la sua professoressa appunto riteneva che buttasse via metà del suo talento, che era quello scientifico, e quindi in qualche modo la sua scelta lo avrebbe penalizzato. Quindi questo ci riporta al discorso dell'orientamento scolastico e un po' quegli stereotipi che prima la dottoressa Galeazzo ha esplicitato rispetto alle ragazze. Qua specularmente li si ritrovano sui ragazzi, cioè l'idea che in qualche modo sottesa non vada bene che un ragazzo sprechi il suo talento scientifico e decida di lavorare come educatore professionale. Quindi l'influenza degli insegnanti è molto importante. E un'altra cosa che emerge chiaramente nel video è il fatto che questo ragazzo ha deciso di svolgere questo corso universitario dopo aver fatto un'esperienza che lui definisce marcante, che poi ci ha raccontato essere stata un'esperienza di volontariato. Questo è molto comune. La maggior parte dei ragazzi che svolgono questi corsi di formazione lo fanno perché hanno più o meno casualmente conosciuto le professioni di cura attraverso dei campi estivi, delle esperienze di volontariato, vale a dire non hanno conosciuto queste esperienze a scuola. E quindi per questo motivo noi nel progetto abbiamo realizzato tutta una serie di attività di formazione rivolte agli insegnanti e abbiamo cercato anche di replicare un'esperienza che viene realizzata in Germania e in Austria, che è il Boys Day. Il Boys Day è un'esperienza attraverso la quale i ragazzi delle scuole secondarie che desiderano visitare dei luoghi dove si svolgono professioni di cura come servizi per la prima infanzia, centri diurni, situazioni ospedaliere, lo possono fare in modo da comprendere meglio che cos'è questo tipo di lavoro. Specularmente viene fatta anche una giornata che viene chiamata Girls Day, dove le ragazze vengono accompagnate nei contesti di lavori scientifici. Questa è un'esperienza che viene fatta in Austria e in Germania in maniera sistematica, quindi è prevista dal Ministero dell'Istruzione, quindi viene fatta in tutte le scuole da una decina di anni. Noi abbiamo provato a replicarla nel nostro piccolo con alcune difficoltà, però la segnalo perché è senz'altro una iniziativa importante, proprio perché la prima cosa è far conoscere anche solo l'esistenza di queste professioni ai ragazzi maschi. E per concludere volevo segnalarvi alcuni strumenti che abbiamo realizzato nell'ambito di questo progetto, che sono ancora disponibili sul sito web che ho indicato, e tra questi un manuale di orientamento per operatori, operatrici e insegnanti su queste tematiche, quindi in particolare sulle professioni di cura al maschile, ovviamente partendo da un ragionamento sugli stereotipi di genere. Si tratta di un manuale
molto operativo, che contiene tutta una serie di esercizi pratici che si possono fare assieme ai ragazzi in modo tale da lavorare anche in maniera, diciamo, leggera, tra virgolette, su quelli che sono gli stereotipi di genere, soprattutto al maschile e sull'ambito professionale. E ci tengo a sottolineare in chiusura il fatto che in questo progetto abbiamo senz'altro messo in evidenza tutta una serie di ostacoli che ci sono nel diciamo, avere un numero maggiore di uomini nell'ambito delle professioni di cura, tra cui anche il fatto che la cura è un ambito professionale poco valutato socialmente e poco pagato, cosa che la rende una professione poco appetibile secondo gli stereotipi maschili classici. Tuttavia ci sono anche delle opportunità molto significative che in estrema sintesi possiamo riassumere con l'idea che un numero maggiore di uomini che svolgono queste professioni mostra una eterogeneità nei modelli di mascolinità, cioè può contribuire ad allentare quelle che sono le norme di genere sulla mascolinità. In poche parole, far vedere che si può essere uomini ed educatori, uomini e infermieri, uomini e assistenti sociali, e che spendere la propria attività nella cura non ci fa perdere la mascolinità, ma semplicemente è uno dei tanti modi possibili di essere uomo e ragazzo. Noi abbiamo utilizzato il concetto di caring masculinities, ripreso dall'inglese, quindi mascolinità pudenti, cioè l'idea della una mascolinità che si possa esprimere attraverso la cura a 360 gradi in tutta una serie di ambiti, da quello della cura di sé, la cura familiare, professionale, per l'ambiente e così via. E quindi in poche parole allontanarci da questa idea tradizionale che ci portiamo dietro della cura come un dovere femminilizzato, bensì pensare alla cura come una norma umana, come dice la sociologa Nancy Fraser, cioè qualcosa che è necessario per la sopravvivenza della nostra specie, come abbiamo ben visto durante il Covid, e che quindi sia uomini che donne possono e devono svolgere. Vi lascio con un paio di informazioni su due nuovi progetti che stiamo svolgendo all'Istituto degli Innocenti, perché prevedono anche una formazione degli insegnanti e quindi se siete interessati mi potete contattare. Allora, attualmente stiamo svolgendo un progetto intitolato ECAROM, Early Care and the Role of Men, che ripropone i temi del progetto Boys in Care, quindi un focus sulle mascolinità accudenti nell'ambito dei servizi per la prima infanzia. Quindi se tra di voi ci sono degli insegnanti della scuola dell'infanzia, noi a breve avvieremo una formazione su queste tematiche. Se siete interessati mi potete scrivere all'indirizzo che ho lasciato nelle slide, mentre abbiamo saputo da poco di avere vinto un altro progetto europeo che si focalizza sempre sul tema delle mascolinità accudenti. In questo caso lavoreremo sul coinvolgimento dei ragazzi maschi nella prevenzione della violenza di genere. Questo progetto deve ancora iniziare, ma abbiamo intenzione anche in questo caso di coinvolgere le scuole, di coinvolgere attivamente i ragazzi adolescenti come agenti del cambiamento. Quindi anche in questo caso, se siete interessati, ci possiamo risentire più avanti. E ecco, non voglio prendere più tempo, quindi vi ringrazio per l'attenzione. Ho incluso, come dicevo, una bibliografia. Se volete approfondire questi temi che sono estremamente interessanti e nuovi, ci sono molti testi interessanti da leggere. Grazie. Grazie davvero, grazie dottoressa Bernacchi dell'Istituto degli Innocenti, grazie per la sua relazione, soprattutto aver sottolineato sia un'esperienza futura e disponibile per le scuole, ma anche quel concetto di apprendimento non formale, di avergli dato una valenza
importante, perché riteniamo che poi anche l'apprendimento non formale, che molto spesso le scuole non considerano dei nostri alunni durante la vita quotidiana, possono avere e possono essere riutilizzati come strumenti per migliorare gli apprendimenti e per sottolineare le differenze. Quindi grazie della sua relazione. Intanto, prima di passare la parola alla collega Alessandra Papa per la sua relazione, ricordo a tutti gli iscritti al corso e quindi che ci stanno seguendo che in chat è stato lanciato il link per segnare la propria presenza, quindi vi prego di compilarlo, lo troverete nella chat, il collega Restivo l'ho appena lanciato. Quindi lascio la parola alla dottoressa Papa, ringraziandola ancora una volta per il suo lavoro e per la relazione che adesso vi presenterà. Prego. Ciao. Buonasera. Dottoressa Papa dovrebbe accendere la videocamera. Sì, sono qui. Buonasera a tutti. Allora, in questo intervento tenterò di presentare brevemente un excursus, certamente che non ha la pretesa di essere esaustivo, rispetto alla normativa internazionale italiana riferita ai temi della parità di genere. Per fare poi successivamente, in modo veloce perché i tempi che ci siamo dati sono quelli, bisogna rispettarli, toccare il tema delle politiche in tema di parità di genere a scuola, tema che in questo momento sicuramente è al centro della discussione pubblica e anche al centro della discussione del mondo della scuola. Infine cercherò di presentare degli spunti metodologici per un'organizzazione per realizzare quelle che sono all'interno di contesti educativi adeguati, accoglienti e funzionali, tutte quelle attività che possono far sì che rispetto agli alunni e alle alunne, ai ragazzi e agli adolescenti, di poter esprimere le proprie aspirazioni, i propri desideri, svincolati da pressioni esterne, sia implicite che esplicite. Quindi una libera scelta di quello che vogliono essere, di quello che vogliono esprimere e di quello, in chiave di formazione, di quello che vogliono poi intraprendere come percorso di studio, di formazione e anche di vita. Un cenno dovrebbe essere fatto anche al tema della formazione del personale educante, che necessita sicuramente di una importante riflessione, una profonda riflessione, e parlo da docente. Di una presa di coscienza, di una riflessione, ma che ha bisogno anche di competenze multidimensionali e trasversali, competenze che debbono essere necessariamente adeguate al ruolo e alla funzione del docente, della docente, che in questo momento storico, ma in effetti io penso che lo abbia sempre avuto, riveste un ruolo importante soprattutto in una società contemporanea che è in continua evoluzione e in mutamento e che dà tanti stimoli di interiorizzazione di tematiche che ormai sono veramente imprescindibili da affrontare. La cornice normativa che vi presenterò naturalmente è veramente molto sintetica. Troverete poi pubblicate le mie slide dove la parte normativa della quale vi parlerò è ovviamente più sviluppata, affrontata magari non nel dettaglio, ma insomma abbastanza leggibile, ma più approfondita. Quindi il tema proprio della parità di genere è un aspetto centrale presente in tantissime convenzioni internazionali, nelle principali direttive europee, ovviamente nella nostra Carta Costituzionale, in una vastissima legislazione nazionale e anche scolastica che c'è, ma che talvolta si è rivelata non sempre, non dico adeguata, ma insomma funzionale
per sviluppare poi, almeno nel campo della scuola, in modo organico e soprattutto continuativo, la tematica di cui oggi, stasera, stiamo parlando. In prima battuta però vorrei fare una sorta di premessa, porre l'attenzione sul modello teorico al quale bisogna fare riferimento. A che cosa mi riferisco? Alla distinzione tra politiche di pari opportunità e le politiche di genere. Quindi la distinzione è abbastanza sottile, ma è importante secondo me. Quando si parla di pari opportunità parliamo o comunque si fa riferimento ad un principio di uguaglianza, un principio di uguaglianza concreto che riguarda tutte quelle pratiche che vengono individuate come azioni positive o azioni correttive di genere. Mi spiego meglio, che cercano cioè di correggere la mancanza di partecipazione delle donne nei vari campi della vita sociale, nei vari campi della vita politica, economica, e il classico esempio che ovviamente citiamo è sempre è quello delle leggi sulle quote rosa, no? Invece, per politiche di genere, cosa si va a definire, a rappresentare? In effetti rappresentano una sorta di evoluzione del tema delle pari opportunità e riguardano l'impatto che il genere ha, per riportare l'esempio che vi ho fatto prima, per esempio su una determinata legge, quindi attiene la rappresentazione sociale del genere in alcuni contesti. E questo è estremamente importante se dobbiamo approcciare soprattutto alla normativa, perché proprio questo secondo aspetto che è colto e riportato da tanta legislazione europea e anche interna, cioè nazionale. Allora, inoltre, mentre le politiche di pari opportunità sono in genere rivolte quasi esclusivamente alle donne, e ne abbiamo ovviamente contezza perché dagli anni 90 c'è stata questa implementazione anche nella diffusione e nella riflessione sul tema. Le politiche di genere invece si interrogano, come dicevo prima, in modo più ampio sull'impatto del genere rispetto a una legge che può essere efficace, paritaria per un genere, le donne, ma non paritaria per un altro genere. Secondo, appunto, è questo proprio secondo modello che invece rileva e viene seguito proprio a livello comunitario, soprattutto per l'individuazione e la promozione dell'educazione di genere in contesti educativi. Le politiche di pari opportunità sono state quindi recepite dalla legislazione in modo molto lento, molto tardo rispetto agli altri paesi europei. Vi faccio solamente due esempi. Solo nel 1919 una legge italiana riconosce alle donne la capacità giuridica di non dover chiedere al marito, al coniuge, l'autorizzazione per esercitare attività lavorative. E solo nel 1945, come ben sapete, le donne acquisiscono il diritto di voto e con la Carta Costituzionale Repubblicana conferisce nel 48 viene conferito e riconosciuto il principio dell'uguaglianza, che è un fil rouge all'interno sia dei primi 12 articoli, quindi dei principi fondamentali della Carta Costituzionale, ma anche che tocca anche tanti altri articoli che sono nelle altre parti di Costituzione e che appunto affrontano comunque il tema. Quindi viene riconosciuta l'uguaglianza morale e giuridica in ambito familiare e pari diritti anche nel trattamento economico del lavoro. Ovviamente queste affermazioni con il tempo sono state consolidate e non tutte hanno avuto esiti, come ben sappiamo, assolutamente positivi.
Naturalmente non posso non citare l'articolo 3 della Carta Costituzionale, che afferma l'uguaglianza dei cittadini e delle cittadine senza distinzione di razza, di sesso, di condizioni economiche, e attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere tutti gli ostacoli. È particolarmente interessante che con la modifica dell'articolo 51 con legge costituzionale, sempre della Costituzione, operata nel 2003, vi è un'aggiunta di una frase significativa e che dobbiamo ricordare rispetto proprio ai provvedimenti che riguardano le pari opportunità tra donne e uomini. E anche grazie a anni dopo, perché parliamo del 2006, dell'entrata in vigore del codice delle pari opportunità, la legislazione italiana ha avuto un impulso, diciamo, rispetto al tema della parità di genere, e quindi ha tradotto e ricepito a livello nazionale l'indirizzo internazionale e la normativa europea, quindi attraverso l'acquisizione di quei principi che nel corso degli anni hanno appunto improntato tutta la normativa. Mi limiterò, per quanto riguarda la legislazione europea, a illustrarvi solamente agli atti di maggior portata e di maggior importanza. Questa è ovviamente una scelta che ho fatto io, e diciamo che in generale, a partire dagli anni 90, in seguito a alcuni interventi legislativi molto significativi dal punto di vista comunitario, si è avuta un'accelerazione proprio nella legislazione italiana di allineare la normativa nazionale a quella dei paesi, ovviamente a quella europea e soprattutto a quella dei paesi europei più evoluti. Attualmente il panorama legislativo italiano è essenzialmente ricco e variegato di leggi a sostegno delle pari opportunità, che però non sempre hanno avuto valida applicazione, anche a causa di quelle condizioni socio-economiche, culturali, no? che già negli interventi precedenti sono stati delineati. E ancora, ovviamente, il rapporto tra sessi nella nostra società ha degli squilibri, quindi un disallineamento rispetto, per esempio, alla funzione del lavoro, all'ambito del lavoro. Quindi l'evoluzione legislativa europea sulle pari opportunità si distingue tradizionalmente in tre fasi che molto velocemente vi illustrerò. Una prima fase caratterizzata esclusivamente dalla ricerca della tutela del diritto e soprattutto dal tema della non mancata discriminazione. Una seconda fase che invece vuole affermare le pari opportunità e cerca di attivare quelle che sono quelle azioni positive, e una terza fase, che è quella poi attuale, una fase denominata invece di gender mainstreaming. Allora, passo direttamente alla terza fase per dirvi che praticamente la collochiamo dal punto di vista applicativo agli anni 90 fino a oggi, quella che dovrebbe essere quella fase che ovviamente ha vissuto tutti quelle dichiarazioni, i trattati, come per esempio il trattato di Maastricht, come per esempio il trattato già dal trattato dell'Unione Europea, tutte quelle sollecitazioni che nel corso degli anni sedimentate nella legislazione italiana, per poi avere come obiettivo quello di predisporre nuove azioni rispetto
alle disparità nel trattamento tra uomini e donne all'interno della società e l'individuazione di strategie maggiormente funzionali a combatterle. Quindi l'obiettivo di tutta la legislazione europea è stata proprio quella di introdurre a livello di principi i principi di non discriminazione tra i sessi e di individuare nella valutazione del cosiddetto impatto di genere in tutte le politiche pubbliche uno strumento per raggiungere l'obiettivo e di monitorarne pian piano il progresso. Tanto che questa attività di impatto di genere viene estesa pian piano alla sfera politica, alla sfera economica, ma per quanto ci riguarda anche alla sfera dell'istruzione e della ricerca. Il concetto di gender mainstreaming viene ripreso proprio dalla Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea, il cosiddetto Trattato di Nizza, ma anche nel Trattato di Lisbona del 2007 e nelle strategie europee del 2020, gli obiettivi che si danno, questi tre importanti. Siamo sforati, se va in conclusione, okay, grazie. Mi avvio alla conclusione. Gli obiettivi che vengono dati attraverso questo processo sempre più importante di implementazione e di tutela dei diritti della donna viene a migliorare quelle che sono le condizioni sociali e le condizioni di partecipazione alla vita attiva della donna in modo abbastanza significativo. Un'ultima riflessione sulle agenzie che tradizionalmente troviamo e consideriamo come principali per affrontare le differenze di genere e un'educazione che appunto abbiamo visto, un'educazione alle differenze, che sono la famiglia e la scuola. E solo una sottolineatura, permettetelo, una considerazione, è quella che preparando questo intervento e anche questo convegno ho fatto. Nel senso che se fino a qualche tempo fa la famiglia appariva un luogo di rappresentazione delle più tradizionali visioni maschili è diventata, vuoi grazie a una maggior sensibilità di ascolto nei confronti dei bambini, dei ragazzi, vuoi per una maggior sensibilità e una nuova cultura della genitorialità proprio, per una rinegoziazione interna proprio al nucleo familiare dei ruoli, no? E delle aspettative, è diventata uno dei luoghi dove si inizia forse, lo do come ipotetico, periodo ipotetico proprio, si inizia a frammentare una cultura di genere stereotipata e si comincia forse a costruire un'identità più rispettosa delle differenze. La scuola evidenzia invece tantissime esperienze di sperimentazione, di promozione, di progetti di educazione alle differenze, di progetti che riguardano queste tematiche, quindi che sensibilizzano ai temi della violenza contro la donna, eccetera, ma non sempre con efficacia. Quindi termino questo mio intervento. Riflettendo sul ruolo della scuola e della famiglia, che proprio in un'epoca di policentrismo formativo molto forte, molto spinto, dovrebbero ritrovare proprio il ruolo di agenzie formative non di tipo tradizionale, ma di tipo adattativo a quello che è il mutamento e le esigenze dell'oggi. Grazie.
Sì, buonasera, buonasera a tutti. Io sono Antonio Restivo, intervengo dalla regia perché il dottor Infante purtroppo ha problemi di collegamento e quindi niente, siamo arrivati quasi in fondo, per cui introduco io la prossima relatrice, che è la dottoressa Francesca Basanieri, che è della Commissione regionale per le pari opportunità, e ci parlerà appunto delle pari opportunità in Toscana. Prego, dottoressa. Dottoressa, può iniziare. Attivi il microfono e può iniziare. Dottoressa, dovrebbe attivare il microfono. Mi sembrava di averlo attivato, chiedo scusa. Ecco, prego. Allora, di nuovo buonasera a tutti e ringrazio l'Ufficio Scolastico Regionale e la dottoressa Papa per avermi invitato a questo convegno molto interessante. Intanto io rifarò un po' un excursus delle cose che già sono state dette e collocandolo un po' in quello che è il quadro appunto del lavoro della Commissione. La Commissione regionale pari opportunità è una commissione autonoma in supporto al lavoro del Consiglio regionale e rientra in quelli che sono gli organismi di tutela e garanzia, esattamente seguendo quelle indicazioni che diceva prima la dottoressa Papa, articolo 3 della Costituzione e articolo 117, quindi le regioni sono chiamate a perseguire le pari opportunità. Il nostro lavoro è un lavoro di elaborazione di progetti, di iniziative, di interventi per la parità, ma anche di monitoraggio rispetto a quelli che sono che è l'attuazione di questi principi nelle politiche regionali, in tutte le politiche regionali. È dunque un lavoro di modifica, aggiornamento delle norme regionali o creazione di nuove norme, ma anche un lavoro culturale importante. E appunto su questo lavoro culturale che c'è da fare per la parità di genere, chiaramente la scuola gioca un ruolo determinante, è la condizione direi sine qua non. Perché lo avete detto, chi mi ha preceduto lo ha detto, la parità di genere, le discriminazioni, la lotta alle discriminazioni, agli stereotipi, si fa fin da piccoli, fin da subito. E la scuola è il luogo dove si costruisce una coscienza critica, dove le ragazze si formano anche come cittadine e cittadini, ma anche si formano individualmente come persone, imparano a gestirsi in un contesto di comunità, in una piccola comunità che è la scuola o addirittura il gruppo classe, imparano a gestire i primi conflitti, imparano il rispetto per gli altri, la capacità di confrontarsi, di comprendere le differenze o, come diceva la dottoressa Biagioli, di valorizzare le differenze e le diversità, facendole diventare appunto un'opportunità e non delle barriere. E è il luogo anche dove la scintilla, la miccia della violenza di genere, della prevaricazione di un genere rispetto a un altro, della sopraffazione deve essere spenta. Quindi è il luogo veramente dove si può combattere la violenza di genere. E si può fare in tanti modi. Molti sono i momenti, i modi e le opportunità che ha la scuola e qui io sono un po' a raccontarli per cercare di costruire insieme all'Ufficio Scolastico Regionale, insieme agli insegnanti dei territori, agli istituti dei territori e anche ai progetti che abbiamo fino a qui sentito insieme alla Commissione, cercare il più possibile di diffondere buone pratiche, buoni progetti che possano costruire appunto questo cambiamento culturale. Io parlo dei PEZ, ad esempio, quindi della progettazione educativa integrata nei territori, delle ore di educazione civica che sono state ricordate, ma anche dei patti educativi di comunità. Certo è però che
il cambiamento culturale parte dal lavoro degli insegnanti quotidiano, continuo, incessante, diciamo senza soluzione di continuità, che deve essere veramente fatto ogni giorno. A partire, tutti i relatori che mi hanno preceduto lo hanno ricordato, dal linguaggio e dai libri di testo. Chiamare le cose con il loro nome è, come diceva Rosa Luxemburg, un gesto rivoluzionario. Iniziamo prima di tutto noi adulti, noi insegnanti, a chiamare le cose con il loro nome. Facciamo fatica noi prima di tutto. Diciamo maestro e maestra, professore e professoressa, ma è più difficile dire architetto e architetta o qualcosa di diverso. Impariamo a dirlo e a sforzarci facendo in modo che non si pensi fin da piccoli e fin da subito che ci sono dei mestieri che sono solo per una parte della popolazione. Su questo, per esempio, l'esempio della rettrice di Firenze, la dottoressa Petrucci, lei ha detto subito, come primo, il primo giorno ha detto subito, io mi voglio chiamare rettrice. Ecco, ha sdoganato già il linguaggio ed è sicuramente importante. E poi si diceva dei libri di testo. I libri di testo sono pieni di stereotipi. La dottoressa Galeazzo aveva fatto l'esempio appunto della mamma stira, il papà va al lavoro. È un grande classico con tanto di vignetta e di foto. Ecco, io non dico tanto di, come dire, non adottare più quel libro, ma certo farlo notare all'autore, o almeno compensare in classe con esempi diversi questi stereotipi che anche nei libri ci sono, perché nell'immaginario dei bambini, delle bambine, dei ragazzi non ci devono essere compiti, ruoli, mansioni per le bambine e per le ragazze. Quindi dobbiamo cercare di lavorare in questo senso, e su questo la commissione, quella che mi aveva preceduto nei 5 anni scorsi, aveva lavorato proprio con l'Università di Firenze sui libri di testo, per cercare quindi di modificare gli stereotipi sui libri di testo. Quando io parlo anche dell'opportunità dei PEZ, lo dico perché la Regione Toscana ha proprio in questi giorni rifinanziato i PEZ con 6 milioni di euro e i PEZ diventano uno strumento fondamentale. Le azioni che sono state evidenziate sono la povertà educativa, la lotta alle disuguaglianze e per la prima volta il contrasto agli stereotipi di genere. Quindi la Regione dà l'opportunità, appunto, dà delle risorse alle conferenze zonali per parlare di lotta agli stereotipi di genere, e su questo la Commissione si è resa disponibile. Proprio ieri abbiamo inviato un'email per collaborare con le conferenze zonali e anche con gli istituti per costruire e diffondere dei progetti, perché quello che è importante è che questo lavoro sia un lavoro diffuso e capillare. Quindi i progetti che già io ho sentito oggi, quello della Carta della Parità, piuttosto che il Boys in Care, piuttosto che appunto il Manifesto delle Discipline STEM, sono già dei progetti che possono essere costruiti assieme. Proprio perché appunto il lavoro deve essere un lavoro diffuso e continuo. E poi chiaramente se noi si costruiscono dei progetti che riguardano gli stereotipi di genere, poi deve essere anche un lavoro delle scuole quotidiano di esempio, per cui quando si parla, ad esempio, si fa sport a scuola, non ci deve essere lo sport per i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi. Tutti devono poter fare lo stesso identico sport, quindi provare gli stessi sport. E lo stesso anche quando si parla di alternanza scuola-lavoro. Non ci devono essere le aziende dove vanno solo i ragazzi e le aziende o le associazioni dove vanno solo le ragazze. I gruppi che vanno all'alternanza scuola-lavoro devono essere sempre paritari. Deve essere data la possibilità sempre alle ragazze e ai ragazzi di vedere sia lavori cosiddetti più tecnici che invece lavori di cura, come è stato ben detto prima da chi mi ha preceduto. E questo è un lavoro culturale importante che però deve essere fatto dagli istituti. Su questo anche la Regione Toscana insieme a noi sta costruendo dei percorsi appunto per, in particolare per le discipline STEM, ed è, ripeto, un lavoro che non è la dottoressa Papa prima rammentava
che cosa si muove a livello mondiale, europeo, riguardo appunto la parità di genere. Non solo è stato ricordato, è uno degli obiettivi dell'Agenda 2030, ma vale anche, come dire, 13 mila miliardi di PIL, quindi è comunque qualcosa che muove l'economia, quindi non è un esercizio di stile, ma è un modo per, oltre che è un modo, come dire, per costruire uguaglianza e parità, e già quello potrebbe essere sufficiente e dovrebbe essere sufficiente, ma è un modo per dare futuro anche ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Lavorare sulle discipline STEM in questo caso significa lavorare su discipline e orientare le ragazze, che tra l'altro sono notoriamente più brave nella prima parte dei loro studi, perché poi un po' abbandonano sulle discipline scientifiche, ecco, orientarle verso i lavori del futuro, che possono essere sia quelli degli istituti tecnici altamente professionalizzanti, sia anche quelli dell'alta formazione. E poi certo l'ora di educazione civica è un elemento importante, quella è importante anche per educare all'affettività, educare al rispetto degli altri, e quindi ad abbattere quelle che sono le discriminazioni. In questo senso è importante, a mio avviso, poter costruire una formazione degli insegnanti, magari con appunto docenti formati universitari piuttosto che professionisti della ASL o dei centri antiviolenza, per formare degli insegnanti, uno per classe, che siano delle sentinelle antiviolenza. Questo tipo di percorso è stato fatto già dalla Regione Toscana con la pubblica assistenza, gli operatori della pubblica assistenza, lo faremo con i lavoratori della grande distribuzione dei supermercati, ma perché no farlo anche con gli insegnanti? Insegnanti formati per riconoscere degli atteggiamenti di chi subisce violenza, sia fisica che verbale, ma anche di riconoscere degli atteggiamenti di chi è incline a diventare o è già un maltrattante. Quindi si pone in maniera di prevaricatrice nei confronti dell'altro sesso. Infine, credo che siano importanti anche i patti educativi di comunità. I patti educativi di comunità sono stati introdotti dal Ministero recentemente, ma danno la possibilità di rafforzare non solo l'alleanza scuola-famiglia, ma anche scuola-comunità, scuola-territori, perché tutti i progetti che sono stati presentati questa sera sono importanti se sono continui, se sono capillari, quindi diffusi nel territorio, se rappresentano un lavoro veramente quotidiano e costante, quindi se il lavoro che si fa a scuola poi prosegue anche nella comunità. Quando abbiamo visto, ad esempio, il ragazzo che parlava del suo mestiere di cura, ha detto: ho fatto un percorso in un'associazione e da lì ho deciso di fare un mestiere di cura. Ecco, questa cosa è fondamentale, quindi il collegamento tra la lotta alle discriminazioni, agli stereotipi anche sul lavoro fatto a scuola deve poi passare anche nella comunità, anche nelle associazioni, perché nelle associazioni appunto ci sono associazioni che fanno lavoro di cura, ma ci sono associazioni, mi viene in mente la VAB, dove potrebbero andare le ragazze, no? Quindi l'antincendio, e se una ragazza decide di andare a quel tipo di associazione a fare quel tipo di volontariato, è il caso di non metterla a fare la segretaria, ma di farla lavorare attivamente a quel percorso. Quindi il lavoro della scuola deve anche poi tradursi nel territorio, nello sport, nell'associazionismo, nel linguaggio. Quindi ritengo che i patti educativi di comunità possano essere veramente un elemento qualificante anche per la scuola. In sostanza, il lavoro che dobbiamo fare è un lavoro da fare insieme. Istituzioni pubbliche, enti privati come le fondazioni, università, tutto quello che è possibile fare affinché in ogni momento della vita i bambini e le bambine, ragazzi e ragazzi, imparino l'uguaglianza, imparino la lotta alle discriminazioni, imparino la lotta agli stereotipi e imparino quindi a
conoscere la parità di diritti e di opportunità per tutte. In questo modo saremo probabilmente in grado nei prossimi anni di non trovarci più in situazioni quotidiane, purtroppo, che abbiamo di violenza nei confronti delle donne, e in questo modo la società può realmente diventare una società più equa, più giusta e anche più progredita dal punto di vista economico. Io vi ringrazio veramente, spero di poter continuare questo percorso di collaborazione con voi, perché è stato molto interessante. Grazie dottoressa, quindi ci accingiamo a chiudere questo collegamento e ringrazio la professoressa Raffaella Biagioli dell'Università di Firenze, la dottoressa Galeazzo della Fondazione Bracco per la Scuola, Erika Bernacchi dell'Istituto degli Innocenti e la dottoressa Francesca Basanieri per il suo intervento, che proprio ha colpito nel segno ed è stata una perfetta sintesi di tutto quello che siamo riusciti ad evidenziare rispetto al tema. E vi diamo l'appuntamento al 25 novembre, sempre con lo stesso orario, ore 16:00-18:30. E invece la conferenza sarà centrata sulle competenze dei docenti. Avremo come relatori la dottoressa Maragrazia Mastrelli, che è consigliera regionale per le varie opportunità, la professoressa Francesca Deloprete, ricercatrice dell'Università di Firenze, la dottoressa Marina Imperato del Ministero dell'Istruzione, e il professor Carlo Refice con la professoressa Alessandra Romano dell'Università degli Studi di Siena. Grazie per la partecipazione e appuntamento a giovedì prossimo, stessa ora, stesso tema. Grazie a tutte le relatrici. Grazie mille. Grazie.